Buongiorno ragazzi, rieccoci qui per un'altra giornata da vivere insieme. Quest'oggi vorrei iniziare questo buongiorno facendovi una semplice domanda. Quante volte abbiamo pensato agli altri in questi giorni, in questo momento anche difficile? Ecco, questa è una domanda che mi frulla in testa da qualche tempo e che in questo periodo difficilmente trova risposta, perché sicuramente in un momento complicato uno fa in modo di salvarsi da solo la pelle, di pensare un po' a quello che sono le sue problematiche, i suoi momenti difficili da affrontare e gli ostacoli appunto da superare. Quindi un po' la riflessione che vorrei portare avanti con voi oggi è: in un momento in cui si può piano piano, gradualmente ritornare a vivere un po' anche la normalità, quella che è la nostra quotidianità, secondo voi questo esame di coscienza ci porta a dire sì, è vero, ho pensato molto a me stesso e ho pensato anche agli altri, o invece purtroppo per un po' per egoismo, un po' per sicuramente voglia di star bene con se stessi, invece mi sono dedicato solo ed esclusivamente alla mia persona. Io quello che vi posso dire è sicuramente un momento difficile ci può essere stato, ma l'invito che voglio farvi è proprio quello di ogni tanto fermarsi a riflettere, farsi appunto questo esame di coscienza e dire: ok, faccio un passo indietro, aspetto che magari io possa dare una mano a qualcun altro prima di darla a me stesso, magari non mi faccio, come dire, schiacciare da quello che è la mia voglia di fare un qualcosa di buono, non mi faccio schiacciare da quello che possiamo chiamare come sano egoismo, quindi il volersi bene, magari per voler bene a qualcun altro, per fare del bene a qualcun altro. Ecco, ritornando un po' alla prima domanda che vi ho fatto, in realtà la risposta su di me è stata: sì, è vero, ho pensato al mio bene, ma penso di aver fatto anche tante cose per gli altri, per la mia famiglia. Una semplice telefonata al giorno, purtroppo avevo l'opportunità semplicemente di fare una telefonata, ma per sapere come stavano, per fargli sentire la mia vicinanza. Se penso a cosa ho fatto per il mio lavoro, credo comunque di aver fatto una buona quarantena lavorativa, nel senso che ho sempre dedicato tutto me stesso e ci ho messo il massimo dell'impegno per portare avanti magari le richieste che mi venivano fatte, e soprattutto penso di aver fatto del bene anche per me stesso. Ecco, questo sì, l'invito un po' che vi voglio fare oggi è quello, in questo momento, di continuare ad amarvi per quello che siete, senza però mai dimenticarvi di amare anche quello che vi sta intorno, quelli che vi stanno intorno. In questo momento difficile bisogna avere l'umiltà di fare un piccolo passo indietro e dire: ok, adesso io aspetto e lascio spazio magari a qualcun altro. Davvero vi abbraccio, davvero vi porto nel cuore e vi auguro una buona giornata.